Click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Isola Barcaccio, ancora nella mente, negli occhi, che cosa abbiamo sbagliato all'ultima azione, pallone messo dentro da Calafiori, la sponda di testa e tutto quello che è successo, no? Con la carambola in mezzo all'aria, Ndoye, la parata di Turati, Ndoye che poi la va a toccare impedendo a Froiler di battere a rete semplice, ma anche Ndoye comunque. Come cazzo fai a mettere alto quel cazzo di pallone? Ma come cazzo si fa, ragazzi? Che cosa abbiamo scialacquato? Questa fa male per lo spirito, per l'animo, perché oggi andare a vincere all'ultimo secondo una partita del genere sarebbe stata benzina pura. E soprattutto alla luce di cosa una partita approcciata veramente in malo modo. Quest'oggi, ragazzi, non si meritava di vincere e infatti non abbiamo vinto. Ma se avessimo fatto quell'ultimo gol avremmo vinto e avremmo meritato dunque di vincere. Saremmo stati qua a dire: sono queste, no, le partite che ti fanno capire di essere squadra matura, perché oggi era proprio questo quello che volevo. Vincere magari anche non convincendo, ma una partita sporca. Perché è così che si vanno a prendere gli obiettivi, quelli grossi, e oggi abbiamo fatto un brutto passo falso andando a pareggiare a Frosinone, una sicuramente delle peggiori compagini della Serie A, una delle peggiori difese, perché mi pare di aver capito la seconda peggior difesa della Serie A, e noi quest'oggi non siamo riusciti ad essere pericolosi a sufficienza, perché a memoria ne conto tre. Di clamorose azioni, va detto che queste tre sono veramente clamorose, tutte e tre scialacquate. Un'altra è stata, no, il cross di Lykoiannis dalla sinistra con Castro che ci arriva, ma troppo flebile e favorisce l'intervento dunque sempre di Turati, che quest'oggi comunque si è superato e anche nel primo tempo, mi pare di ricordare, o sempre nel secondo ne abbiamo avuto un'altra. Clamorosa e parata, purtroppo, no, sempre nel secondo, tutte e tre clamorose nel secondo tempo, parata da Turati, sempre male, 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 perché questa fa male all'animo. Adesso la Roma è a due lunghezze da noi. Oggi abbiamo fallito la possibilità di vederci per poche ore, ma al terzo posto, sobbalzando, balzando. Davanti alla Juve che giocherà nel pomeriggio contro la Fiorentina. Che peccato, questa bisogna subito spazzarla via dalla testa perché questa fa male. Questa fa obiettivamente male, ragazzi. Questa fa male. E adesso oggi abbiamo preso dunque un punto che muove sì la classifica, ma non la muove nella maniera in cui si voleva. E adesso la prossima partita ce l'abbiamo in casa con il Monza e quella bisogna vincerla senza se e senza ma a questo punto, perché bisogna arrivare per forza di cosa allo scontro con la Roma, a Roma nella migliore delle situazioni. E oggi è un passo falso, oggi sono due punti persi. È inutile stare qui a dire per come abbiamo giocato, un punto guadagnato, tutte cazzate, ragazzi, tutte cazzate. Perché se oggi abbiamo interpretato la gara in questa maniera è per colpa unicamente nostra. Poi certo esistono gli avversari dovevano fare punti per muovere la classifica perché ieri l'Empoli andando vincere col Torino li ha messi in condizioni disparate. Tutto vero, però il Bologna è tecnicamente superiore. Oggi abbiamo avuto meno fame degli avversari, secondi sempre sulle seconde palle, non abbiamo avuto il coraggio di aggredire, di pressare gli avversari. Infatti siamo mancati soprattutto in quelle circostanze. Le poche volte che ce l'abbiamo fatta, infatti, sono state le poche volte che ci siamo visti andare in maniera pericolosa ad offendere l'area avversaria. Detto questo, sicuramente i portieri oggi sono i migliori in campo, da una parte Skorupski e dall'altra Turati. Andiamo velocemente a dare le pagelle. Che rammarico, ragazzi. Allora, prendiamo Skorupski, gli do 7 perché secondo me ha fatto degli interventi, soprattutto nel primo tempo. Salvifici. Posch
5/5 e mezzo non mi è piaciuto, così come non mi è piaciuto per niente Christiansen dall'altra parte, 5/5 e mezzo non mi sono piaciuti. Calafiori oggi non mi è piaciuto molto, gli do 6 meno perché oggi ha avuto delle sbavature che potevano costarci molto cara, subito pronti via per gare un pallone dietro, potrei dare anche 5 e mezzo. Lucumì, l'unico secondo me che si salva, gli do 6 e mezzo nelle retrovie. Oggi abbiamo ballato parecchio. Froiler, che peccato all'ultimo, essendo io, gli lasciava la palla, l'avrebbe messa anche dentro. Oggi sicuramente uno dei meno peggio. Froiler, gli do 6 e mezzo. Ebisher non mi è piaciuto, anche fallito. Ecco chi era quello che ha fallito. La prima grande azione da gol è stato Ebischer, che ha scamorzato su un bellissimo colpo di tacco di Orsolini a liberarlo. E invece Turati è riuscito con culo, va detto, a prenderla. Ebischer poteva essere più cattivo. Ebischer gli do 5,5/6. Orsolini ha fatto quella giocata molto buona, ma per il resto della partita poca roba, 5,5. Ferguson, secondo me, è stato uno dei grandi assenti di questo match. 5 e mezzo, mi è piaciuto veramente poco quest'oggi. Sellemakers, 5/5 e mezzo, grande assente, e soprattutto ha fatto anche un intervento all'inizio partita che in altri campi, in altre situazioni, in altri arbitri avrebbe anche, chissà, magari sventolato diverso cartellino. Zirkzee, voto 6 meno, anche lui sottotono. Adesso vedo uno striscione a cazzo duro dei nostri, con tutti i nostri giocatori sotto da applaudire, comunque i nostri tifosi che sono venuti in terra ciociara quest'oggi. Purtroppo usciamo con un solo punto, è come se sapesse di sconfitta, no? Questa partita, da un certo punto di vista, fa anche bene, diciamo, al nostro animo, perché vedere un Bologna così affranto, perché consapevole che quasi pare una sconfitta, fa capire di quanto non si sia cresciuti mentalmente, no? Sotto questa gestione. Peccato. Peccato che si sia usciti veramente con un punto e non con la posta a palio piena, perché all'ultimo Froiler, appunto, se solo Ndoye l'avesse lasciata. Eravamo appunto ai voti di Zirkzee che l'abbiamo dato, diamo i voti agli entranti. Urbanski mi è piaciuto anche lui poco, 6 meno. Fabian 6, Ndoye, cosa si può dire, ha fallito veramente delle cose. Lui fa sempre gioco in realtà, ed era da 6 e mezzo, però ragazzi, ha fallito una roba che non puoi fallire, 5/5 e mezzo, non me lo puoi fallire quella roba. Likoyannis, 6, ha fatto un gran cross bellissimo che poteva essere un favoloso assist, e poi un altro cross osceno, comunque il 6 glielo diamo. Castro, 6, oggi è entrato bene in campo. È la prima volta che Castro, da quando è entrato in campo, mi è piaciuto. Oggi mi è piaciucchiato, anche 6 più. Però ha fallito ovviamente quel tap-in che poteva essere più a cazzo duro. L'ha colpita, ma non tanto quanto doveva bastare, poteva bastare. Detto che Turati in quelle 3 occasioni ha fatto 3 interventi importanti, Turati li ha fatti. Secondo me, in soldoni, migliore in campo della partita, Turati, perché ha salvato veramente tutto. Turati da 8, migliore in campo. Quindi anche qua dire i punti, no, avrebbe meritato il Frosinone, non più, perché con quello che è successo nell'ultimo secondo, non più. Il pareggio forse è la cosa più giusta nell'arco dei 90, da quello che si è visto, però l'amaro per come e si sono susseguite le azioni lo lascia veramente tanto, e speriamo che adesso Thiago Motta sappia mettere nella testa dei nostri le giuste parole, perché oggi potrebbe essere una partita che lascia cicatrici. Io spero di no, ma oggi lascia cicatrici, ragazzi. Brutta, brutta. Peccato. Io ho proprio l'amaro in bocca che non riesco a farmelo andare via. Quell'ultimo secondo, io avevo anche un... Che se andate a vedere in live, ecco, se andate a vedere in live, io ho urlato anche gol a un certo punto, perché ero certo e sicuro l'avremmo buttata in rete. Invece l'ho vista poi sparata alta. Perché 2 volte l'ho vista, perché una è stata una gran parata di Turati, che ci è arrivato in una maniera assurda.
E due, sempre in due, che la sparata, ragazzi. Io non ho parole. Io non ho parole, quindi è andata così. Voto a Thiago Motta, l'aveva anche, ragazzi, l'aveva anche indovinata nei cavi, perché pensate, Lykoianis che fa quel bellissimo cross a Castro che la poteva mettere, sarebbe stata indovinata. Gol di Ndoye all'ultimo negato, l'avrebbe indovinata. E che sono i giocatori che quest'oggi purtroppo non hanno trovato lo specchio della porta, ma anche qua i cambi oggi erano indovinati. Però insomma, sei a Thiago Motta perché il risultato recita 0-0 e se vogliamo bisogna trovare anche i lati negativi. Sicuramente l'approccio è stato sbagliato di quelli in campo e soprattutto nei primi 60 minuti, approccio sbagliato e qui bisogna dare anche dire che Thiago Motta evidentemente ha peccato in qualche cosa e quindi il 6 è per questo, tolto che ovviamente ci mancherebbe. Non scalfisce nulla della stagione fantastica che stiamo facendo e non scalfisce il fatto che indipendentemente dagli altri risultati di quest'oggi il destino rimanga nei nostri piedi. Quindi testa noi, cerchiamo di cancellare. Ecco che sto rivedendo tutto, ragazzi. Rivediamo tutto. Mamma mia, due volte Ndoye, la prima e la seconda che toglie a Freuler. Ma perché la togli? Ma perché la togli? Che era andato lì a piatto scuro. Ah, che dolore! Un rammarico così è alto. Adesso lascio a voi la parola, box commenti a vostra disposizione, 67% di possesso palla, tutte e due le squadre 5 tiri in porta, corner 5-2 a favore del Frosinone, che rammarico ragazzi, che rammarico. Fate questa roba qua, iscrizione, condivisione, mettete il mi piacino che in live siete stati con le maniche corte. E niente, ne riparliamo domani ragazzi, a mente più fredda con anche le parole di Thiago Motta qui a fine partita che sta per arrivare. Io adesso mi taccio, vado a piangere in bagno, a scaricare la rabbia, a mangiare perché ho fame. E noi ci si sente alle prossime chiacchiere da bar, che rammarico.